Direi molto semplicemente che c'era un equilibrio tra cognitivo ed emotivo, perché di solito le situazioni di apprendimento hanno un aspetto che è prevalentemente cognitivo. Invece il fatto che in questi video ci fossero persone con esperienze diverse, con connotazioni diverse, con professioni diverse, ha aggiunto proprio la narrazione personale agli eventi, quindi dando una connotazione che va ben oltre quello che è l'apprendimento e le modalità cognitive abituali.